Parliamo di nuove truffe in internet. Vittime sono soprattutto gli anziani titolari di conti correnti online. I consigli allora per evitare le trappole. Roberta Badaloni. La truffa fa danni da qualche tempo. Si chiama phishing ed eccone alcuni esempi. Email che portano il timbro e l'intestazione delle Poste Italiane, vittima di questo raggiro insieme ad altri istituti di credito. Comunicazioni all'apparenza insospettabili chiedono agli intestatari di un conto corrente di fornire per motivi tecnici password e codici segreti per le operazioni online. Si chiede agli utenti di procedere cliccando su un link ed è quella l'operazione pericolosa. Si accede a siti che carpiscono dati e trasferiscono l'accesso al conto. L'allarme è alto, sul web i consigli anti-phishing, le Poste hanno realizzato sul sito un video per gli utenti. Che giro di affari ha il phishing? Sono milioni di euro e riguarda purtroppo un po' tutti i paesi del mondo. L'utente deve usare il buon senso e sicuramente mai fornire le proprie credenziali a seguito di un'email. I soldi rubati non vengono materialmente ritirati subito, ma fatti girare attraverso movimenti di ignari cittadini, a cui sempre via email viene offerto un lavoro di operatore finanziario per conto terzi. Gli ignari utenti pensano di svolgere un'attività di money transfer, in realtà mettono a disposizione il loro conto all'organizzazione criminale e quindi incorrono nel riciclaggio. Insomma, lo ripetiamo, la cosa più importante è non immettere mai sul web codici personali relativi a conti correnti.